Il capitolo Energia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato al centro di una riunione a Palazzo Chigi della cabina di regia, alla quale hanno preso parte, oltre al Premier Giorgia Meloni e ai ministeri competenti, anche i vertici delle società partecipate Eni, Enel, Snam e Terna. La riunione ha aperto il confronto sul nuovo capitolo da inserire nel PNRR relativo alla Repower EU, il piano europeo per fronteggiare le difficoltà del mercato energetico globale causate dalla guerra in Ucraina. Nei prossimi giorni sarà completato il confronto con tutti i soggetti istituzionali, nazionali e locali, così come richiesto dalla Commissione europea. Il Repower EU e l'aggiornamento del PNRR dovranno essere perfezionati entro il 30 aprile. Nel corso della riunione, Meloni ha ribadito l'obiettivo della diversificazione delle forniture per una totale eliminazione del gas russo, oltre all'intenzione di far diventare l'Italia un hub energetico del Mediterraneo per tutta l'Europa, rafforzando la cooperazione con i paesi africani. Inoltre, il Presidente del Consiglio ha annunciato che in tempi brevi sarà elaborato un piano per rendere l'Italia più sostenibile da un punto di vista energetico attraverso l'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la riduzione dei consumi. Rallenta l'inflazione nei paesi OCSE. A dicembre 2022 si ferma al 9,4%, in calo rispetto al picco di ottobre, quando era al 10,8%, e al livello più basso da aprile. Diminuzioni dei prezzi al consumo sono state registrate in 25 dei 38 paesi che fanno parte dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. L'inflazione a due cifre riguarda 15 stati a dicembre, con i tassi più elevati in Ungheria, Lettonia, Lituania e Turchia, tutti superiori al 20%. Inoltre l'inflazione OCSE nel 2022 è stata più del doppio del livello del 2021, raggiungendo il tasso medio annuo più alto dal 1988. Sempre secondo le stime OCSE, prezzi in diminuzione a dicembre in tutti i paesi del G7 ad eccezione del Giappone. Il calo maggiore è stato osservato in Germania, a seguito di un sussidio una tantum sulle bollette del gas. L'inflazione di prodotti alimentari ed energetici ha continuato a essere il principale fattore che ha contribuito alla crescita in Francia, Germania, Italia e Giappone. Molto positiva la performance dell'export agroalimentare bio. Nel 2022 le vendite di prodotti agroalimentari italiani sui mercati internazionali hanno raggiunto i 3,4 miliardi, mettendo a segno una crescita del 16% rispetto all'anno precedente. In particolare Danimarca e Svezia sono i mercati più interessati agli alimenti biologici made in Italy, come confermato dal panel di imprese alimentari e vitivinicole intervistate da Nomisma. Pasta, olio extravergine, formaggi e vino sono le categorie del settore di interesse. Nello specifico l'Italia è leader per il mercato del vino bio in Svezia. Alta poi la percezione dei consumatori scandinavi della qualità del bio italiano. Per il 38% dei danesi e per il 37% degli svedesi è al primo posto. Danimarca e Svezia, rispettivamente ottavo e nono mercato al mondo per vendite di prodotti bio, hanno fatto registrare un incremento rispettivamente del 183% e del 176% negli ultimi 10 anni e un tasso di penetrazione del bio dell'87%. A ulteriore conferma dell'ottima reputazione del bio italiano, per ben 6 consumatori scandinavi su 10, i prodotti alimentari bio made in Italy hanno una qualità superiore rispetto ai prodotti di altri paesi. In Scandinavia il 65% delle famiglie ha acquistato un prodotto alimentare made in Italy a marchio biologico nel corso del 2022 e il 30% li ha acquistati almeno una volta a settimana. La CGA di Mestre ci dice che le bollette sono aumentate per oltre 90 miliardi, 30 per le famiglie ed oltre 60 per le imprese. Aumenti naturalmente che stanno mettendo a dura prova la sopravvivenza economica dell'Italia. C'è bisogno di un intervento urgente e definitivo per riportare le bollette a costi sopportabili. Del resto, un provvedimento non preso oggi può portare come conseguenze ulteriore disoccupazione e povertà, che può significare un aggravio di oneri sociali triplicato rispetto al costo di un intervento immediato.